con punti 37 vince l'edizione del Palio 2022 il quartiere Duomo. Quarantatreesima edizione del Palio di Feltre nel segno della continuità dunque con il quartiere Duomo che ha replicato il successo già registrato lo scorso anno. Quella del 2022 è stata più che mai un'edizione combattuta, un evento atteso da tutta la cittadinanza che ha sempre partecipato numerosa ai vari appuntamenti caratterizzanti la nota rievocazione storica tesa a celebrare la spontanea dedizione della città a Venezia avvenuta nel 1404. Un palio particolare, un palio vincente, particolare per le condizioni meteo avverse che abbiamo dovuto superare e che abbiamo superato grazie al contributo dei tantissimi volontari che non si sono risparmiati e che hanno spinto avanti la macchina organizzativa del Palio di Feltre. Oltre un migliaio i volontari coinvolti per la buona riuscita di una manifestazione profondamente radicata nella storia della città, capace di creare nei giorni della settimana paliesca un'atmosfera unica dove sfida, gioco e goliardica competizione si fondono in un tutt'uno. Avvincente perché fino all'ultimo tutti noi e tutti gli spettatori hanno tenuto il fiato sospeso per capire chi fosse il vincitore. Un palio combattuto fino all'ultimo e che credo che davvero, nonostante le tante difficoltà superate anche questa volta, abbia espresso il meglio della città di Feltre. La classifica ha visto piazzarsi al secondo posto il quartiere Santo Stefano, seguito da Castello al terzo posto e infine quarto Portoria. È importante, a me va soprattutto l'augurio a tutti di poter sempre vivere in questo modo queste manifestazioni che hanno il senso profondo della città e riportano peraltro a quelle che sono le nostre tradizioni. Tre giorni di adrenalina per i partecipanti e per il pubblico, dove infine a troneggiare sono stati nuovamente i colori giallo e blu del quartiere Duomo. Grandissima emozione, abbiamo la stella 8 punte che ancora in Piazza Maggiore brillerà.